cosa da su. Già noi ci parliamo solo per poche cose, ma che ci parliamo a fare, per c'è la piccica, e poi già ci sparto di lì. Allora, mi sentite un po'? Samuren! Nenè, quanto non mi tiene l'acqua, Samuren è una Lucia! Ma voi così è diventata strana! Pensate pure adesso, non lo c'è pure a me! La vita ritta, e già mo, come me lo ha solo una maglia dell'acqua, l'uomo ci racchia, o me ne va che do bagno. Ah no, e questo è sbagliato, è male assato. Un matrimonio è benedetto dal letto. E poi, considerate che vi siete sposati da tanti anni, ma poi ricchi, proprio mo che cosa stiamo pigliando nella giusta strada? Germana Aurim va consegnata pensala, tutto è cambiato in mano. Non basta, una Lucina, non basta. Ma senti sporco. Perché giorna di lì? Che era stata una specie di legittima difesa. Non lo so. Mamma, mi volevo! Mamma! Ma se pure adesso, perché poi mi hai fatto mettere, fra te e una Lucina, mamma, ma ci vuoi morire. Ma che re, ma sei ancora vissuta la sposa, e quale ti aveva spugnato, E tu hai detto che aveva venuto a Don Germano, e io mi sono vissuta una davanti morto. Sì, signor, ha da venire una davanti perché l'ha mandata a chiamare. Ma non è detto che ha fatto una l'apparizione. Vattene da stanza dove hai 10 guardi chiami. E ma che mangia mangia? E mangia della follicciola e fanno con poco ruoto. E già me l'ha già mangiata. E allora mangiate e ne nato con poco zucchero. A te una spazza la vaglione. C'è il suono a Lucì che l'hai risolto troppo vinto. Sapete che fanno con te? Mamma, ma già ho trovato tutto cosa a mezzo. E flash, e filo elettrici, e cassa. E Gesù, ma stiamo aspettando a te, non è? Sì, signor. Amo luato uno e tutto. Amo stuccato per fine per tuo schermo fatto in demuro. Gesù, e come pareva bello. Ptù, ptà, flash. Santa Barbara e Santa, che tutte Barbare. Chi lo vero pareva che era scoppiato un temporale in questa casa. E non vi rica a centro palazzo. Se pensate chissà quale ingiarmo stiamo facendo in coppa a stupiare. Oh, tanto è vero che quando mi incontrano i pescati si fanno segno la croce e sono fuori. La verità è una delizia. A parte più bella mi è piaciuta è stata che le Don Salvatore. Che è stata troppa bella, che le pareva proprio naturale naturale. E perché io no? E come no? Pure tu hai fatto che la bella morte. Salvatore ha fatto una bella morte. Niente meno che l'ha tenuto Barbaro Curato. E zicca fotografia la figlia in faccia a Nicchio quando sono andato a suo padre e ci ha buttato a Germano a mettere più. Ma voi che dici? Come? Oh scemo, io sento un'occhiata a naso all'immagine, se mi sa pregare le lacrime le scorrevano così. Mamma, ma papà ha lasciato ancora fotografia mia vicino a Nicchio. Nene, se là con lui faccio l'architetto a naso, voi mi raccomando, con un mese e mezzo che andiamo a questo cimitero. Te saprei che qualcuno è fatto in umore. Ma a me mi pare che questo fatto mi dispiace. Sì, no, non ci mi dispiace. Mi dispiace scoprire tanta cattiveria e malvagità che prima non si conosceva. Sì, perché in Davide sa da essere onesti. Perché pure per un brullo ci vuole una certa professionalità. Brava, com'è bello quando uno capisce. E mi ha dato proprio un bacio. È bello perché ci sta una bella differenza con Brugliat e l'approfittà, perché per niente ci passa la legge. Certo, voi state esposti più e là per la professione che faci. Certo. Io cerco di dare dei buoni consigli. Mo mi rimane sempre un mistero astratto. Però tenete una bella cliente. Ah, che stio vero. Poi, e i clienti non mi mancano. E che cliente, signora mia? A me vengono pure la gente calauro. Sì, è perché loro hanno bisogno di ricevere una parola di conforto. E si sfugà, e parla, e hanno bisogno di essere confortati, sollevati, capito? E io mi sento come un torto senza anzone. E perché? Perché sono una psicologa, ma non tengo laurea. Ha ragione, come faccio i miei fugati senza un là? Ma non ci manca di cita. Certo che avete ragione, e poi la gente può essere fatta con delle fesse. Certo, perché è il commercio che è disonesto di per sé, che a differenza che all'altro fanno i giochi di prestigio e i porta annumonata. Mamma mia. Uè, Carla Stracci, ma non piavo, ma tu vuoi questo che si dà a cuore? No, è che mi piace assai, sai, io mi pare già una sposa. Ma se ti dà che è una sposa, una Lucia, mi tieni, che se è roba vostra, se sei carino con me. Io qua così campo, una Lucia, che va già lì, c'è una di lì. Non vuoi che queste, non vuoi che quelle, quando buono, se da un lato ci sta chi mi ra, e te a stemma, da quell'altro lato ci sta chi mi ramanno e bene razzino. Certo. Buongiorno. Uè, Maria, mi ha fatto guardare, ma che bello modello che tiene in cuore. Ma non l'hai copiata con cattriceno cinema, sì? Sì, da sepolta viva. Siete, mamma, e mamma che ha mangiato il biscotto della salute, ci vorrebbe tutto altro. Ma mamma, va! Vatta a fare la morte del cigno a parte ring, va! Vedere, sì.
mezzo a sti fatti? Queste sono cose delicate. Ma voi ci pensate? Io ho già avuto ambugliato tutte le carte, tutte le risposte. Ma sono mi sa che perdono posto. Teresia, e poi facevo perdere posto a te, Iam. Proprio io non ci fatto per far buscare con cusarelle e sordi. Proprio pur tu che ti ha sposato, O se no io mi rivolgevo a mastro tuo. Ma io, dottor Vittozzi? Sì signora, dottor Vittozzi, mio cliente. Ma che voi pensate, come si accattava chi le deposita? Tu fu laboratore, se la sottoscritto non facevo in giarma e spannevo voce che era infestata a spirito maligno. Ma perché non ne ove? Gesù, io tutte le sere vengo a pescare le bottigliere tra me. Ma quando mai che l'impressione? Sapesse che le cagge fatte, ci ho già fatto la fuoco più vuota, oggi mi sarà registratore che la mente, ci ho già fatto il tappo fino cane e gatto morto. Ah, perciò per tanto tempo si affittavo dai poveri? 10 anni, giusto tempo che i figli del dottor Vittozzi, che li due capi proprio, si lauravano. E i più facevano giochi ai prestigi e che li più prezzava sciare. Perciò non ne tie e non ti fa scrupolo, con questa accatto tua bambinina, con regalo ti faccio a parte. Io ho sapito il regalo che voglio, però. Ma non ti preoccupare che Ricuccio è tutto tuo, chi l'è innamorata, è cotta e pazza te, che la stupulella era studentessa calabrese, è stato soltanto un momento di confusione, ecco. Di confusione? Che lo stai, chi ne hai fatto tu? E una volta ha trovato limone, chi ne spilla? E un'altra volta ha patana attaccata che è fruttuccella? E un'altra volta ha bruzzetta, chi ne capilla? Brava, studentessa calabrese, capi? Per il caffè succulente, poi vanno qua e se la rete soltanto a andare. E si trova un vestito bianco, e da vice, e un vero copre di bianco in gambo come Donna Lucia. Comunque Donna Lucia, se non era per voi, e quando tornavi più a tu, Mary Gucci, quando si sposava più a me. E quando sono alzava su via. Ma va bene, ragazzi, è la prima comuniera ad essere la mia. Ma tu ci hai visto a mettere le cuffiette di cioccolato? Che schifo proprio, Ci ha mettere che la menna la bianca, ammunnato, va, va! Ma poi va, che comunque se avete bisogno di me con l'astro, con radiografia, con lavaggio, sono a vostra disposizione! Ma no, non abbiamo bisogno di niente! Vabbè, si fa così per dicere! Grazie! Ma io ho sapito un regalo che mi ha vita fatto! E che vuoi? Io voglio un legamento d'amore! Perché io già essere sicuro, pure rompere un matrimonio. Va, va bene, ragazzi, che ci pensi, non ti preoccupare, con tutto così, va, va. Avete visto, non avete visto? Che le mo cambia l'illusione, che le è convinta che alcuni pochi nastrini russi e due mucchitelli se te ne avessi attaccato mai. Ti può dire una cosa, Ti dico una cosa, se voi sapete fa stingiarmi, non mi teneva il marito mi attaccato, caro, ti viene a arrivare in malassa. Capace di pigliare con dresso pur di togliersi il pensiero. E voi ne avete mai fatto? Nadeli, a loro discorso è primo, codice d'onore, a professionalità. E no, sapete che repo? Fate come avete puntato lo dottor Vittozzi. Chi lo dottor Vittozzi? È germana, Aurim, e tutti chi la dichiava, che capo fare un'arca, cammino non vuole la gente, quello non conta, che lo sono meno. Vedete, cara signora Adelina, io vendo illusioni, ottimismo a breve tempo. È come quando uno si accatta a scavare un rototo calcio. Stesso fatto di averla comprata, vi sentite potenzialmente milionari. E allora vi mette in uno stato di buon umore, di ottimismo, e ha cominciato a pensare cose più belle, e volete soddisfazione più bella della vita. È come quando i clienti mio, invece a farmacia si accatta a medicina per irva, vengono a me a servire i gocci del buon umore, e gocci MPC. E che sono questi gocci? I gocci della strafottenza. Venono con l'anima afflitta e se ne scendono con l'anima sollevata. Aspettate un momento, ma loro tutte le cose che facete voi sono tutti fazzari. Ma loro pure abbiano lezione all'acqua e pesce nella sola. Ah no, no, andate lì, ma siete voi che hanno capito buone, non può che queste, non può che... Scusate, ma quando prego ti diciamo, voi siete sicuri che quello che sta dicendo, sai convinto che quello che sta dicendo? Essenziale che a uno ci credi, voi ci credi. Come? Ci crede alla Uri, a Bell'Ambriano, Munacir. Ma è credere pure a Gesù Cristo Maronna, vero? E facete pure, qui c'è da credere. Qui hai una cosa da mettere paura. La mia, la negatività e l'occhio secco. Che è capace di distruggere pure la cenere lo fucula. Oh, io perciò te che sempre te lo ricordo, capì? No, ci sto qua, Ma che è un sabato per buttare un marolo contratempo? Ma chi ha fatto questa cosa? Niente, ero fatto troppo, dai. Ma c'è rimasta la porta aperta alla forca e sta salendo si fa un Solis ci manca!
una Lucia già facendo, siamo già una parte lì, ma facendo una bella volta di sale, e pure di mano, chiamo come, come mi vengono dall'acqua a lui. Ma se ti c'è una volta di una girata, una Lucia. Guarda, ma se sa te una volta di una girata, devo mettere uno sprucco la rorichia, un bello limone, un mocco, e ti ho dato la cuccia io, un po' fu, a un sei burchicino, uè, affacciatelo, affacciatelo. Vabbè, no, brutta brutta, ma ti fai male, ci fatelo come vuoto, va. E mi hai fatto spiritosi perché sto ginaci. E ci ho tirato così. Oh, no, Luci, è lassato per un po'. Luci, ma lasciato, lasciato. Ehi, mamma Luci. Ma ci ha fatto a che, mamma Luci. Ma veni, ammuncenni, ammuncenni, ad occasione, ammuncenni. A calà senti quando faccio niente. A calà senti. Adelì, io sono l'uomo di casa, hai capito? Ehi, io sono l'uomo di casa. E ho il dovere di sapere quello che è successo. Che è successo? È successo che una bella mattina mi sono uscita. E oggi trovato alle strade che tu mi vai a fiancare lì. Eh? Ah così, bella e buca. Ah così, bella e buca. Succede a tanta gente, è successo pure a me. Ma noi non siamo tanta gente, noi siamo noi. E ci credo a quello che hanno giurato un coppa all'altare, hanno alzato io, capito? Vabbè, e se ci credeva, facesse come fanno tanti uomini la sera di Dolietta prima di saldormi. E perché che fanno tanti uomini la prima di saldormi in Dolietta? Ma state zitto, le dame, che non è quello che dici tu. Sai che fa? Rindo scuro si guardano a casa, a moglie, i figli, e dite a chi lo silenzio. Mettono un braccio attorno alle spalle della moglie perché si sentono importanti e che le hanno costruite, capì? Si sentono i capi caso, o far! Tu no, no, tu mi hai tradito con la più perfida e crudele delle amanti. Ma non dici le passare, che in tuo cuore mi ci stai solamente tu. Ma non posso, c'hai non parli una femmina. Ma è questo, è ricordo, loro sono state le mie vere rivali. A mezzo a loro. Me lassate il meglio festo con piattata e meglio compleanno. Eppure in dei momenti che non mi sentivo buona, che avevo bisogno di sentire vicina. Come mi è mancato che lo braccio attorno alle spalle salvato. In dei momenti di confusione, lutte, malattie, da fino a quando figlia ti teneva a freva a 40 e mossa. Niente! Mi sono sentita umiliata, tradita, offesa. Come se avere tu avessi buttato una femmina rindolietta a loro mi manotti e te. Mi dispiace, Salvatore. Mi dispiace, ma non ce la faccio più. Ti ha rassegnato, Salvatore. Salvatore ti ha rassegnato. Anzi, fa una cosa io. Fa una cosa. Io credo pure che stai. Tanto. Perché la gamba serve. Guarda qua, guarda, saluta la fede, saluta. Ma che la colpa è la vostra? La vostra colpa, voi maledetti telluri di carne, la colpa è tutta vostra. E beh, ora stiamo solo io a più, voglio fare una partita io a più. Ecco, prima di avere, mio caffè di mugliere. Ecco, prima azienda, una buccia e una buccia. Appunto coi, e si vince ma va a cambriare in da cantina e si perde per gli stanilli a porte, agli offanelli e pompe a porte. Muovi. Oh. Tre. Assa! Pum! Ma come pozza vincere, solo io non la vince. Che sorta pozza di me. Va a buttare l'offanello e pubblici. Tu offanello e me fra poco. Oh, Salvatore! Mamma mia bella! Ecco ci è voluto per arrivare a Cancoppa! Quattro piani a piedi! E tu sai, a rompere l'operazione alla coscia che ha già avuto di tutte queste scale, non ne posso fare più! Vabbè, assettatemelo poco, io! No, per forza mi ha già assettato! Io sono proprio asciso! No! Ma perché che ne? Cocco piazza antica, la Luigi XV! No, signore, Natalina 22, che lo si viene fa la pazza! Assetto il coio, piano piano! Ecco qua, piano piano, si fa ruggiare! Ah, tu
questo si parrucciano. Chiamamo sì e basta. Ma papà, ma scusate, noi a questi ci hanno abituato a chiamare la piccerina. E quello dobbiamo ringraziare a tua madre. Invece va abituato a chiamare zia Antonio, non signore. Perché te devo frate, prego te si parrucciano. Papà, è sempre meglio si parrucciano con si scazzata. Pure questo, sa. Ma come si può fare? Come si può fare? Ma te mi picchia tutto quanto. Prima di entrare in seminario così mi chiamavo scazzata, perché la mattina mi scattava sempre con l'occhio tutto azzoccato. Poi ci stava solo il papà, ti ricordi la Sintunetta? Oh, la Sintunetta! Che lo sono perché l'erano rimasto, solo ridendo Francia da mocca, la chiamavo la Cirt. Poi ci stava solo Peppino Fedazzo perché le fateva dei pini. Si è Rosina Sarga perché era secca e Dulcis in fondo o Zingiuli. Capace all'anima sua. Solo perché era rimasto mutilata una coscia, o chiamava la cicogna. Oh, lutto succedeva quando chiamava la cicogna e stava in da casa. Ci battevo con tutta la stampella, ci battevo. Certo, veniva una bella cervella, non si capisce ricco. E tu a rossa manca scarzie? Ma quante? Quante? Quante che mi è stata qua, 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 quante mi è stata a fare? Oh, mi niente! Ma che pulita, me! La mia è una malattia! Una malattia! Che non posso tenere una lira in da sacca che si passa per innanzare un bancolotto, vengono pezzi di carta, la cala mia, la capa mia diventa come una cala mia, e mi sente di roccio, ma non dono, che non ci motivi, sabato, sabato! E cosci? E coscia diventa una tormenta pesante. Santa, ci capite? Questo è proprio un bello guaio. Mogliere del sapo fatta le sorti. Non sia mai, che letto mi fa cambiare una coppa senza rotella col bombolone in bocca. E c'ho ragione! E mi voglio portare pure il bombolone in bocca con tutto sto... Ma come, dico io, ma come? Pure i sordi mi si chiude a giocare, non me niente. E per la giritta che è una malattia. Ma da credere, io quando sono uscito in da chiesa ero intenzionato veramente a venire ritto qua. Ma pochi di numeri, chi di numeri segnato corpo a busto, è stato come una tentazione. Io ho girato a busto, ma ci pigliate i soldi. Ci ha messo tutto foglio giù una line della chiusa una volta. L'ha giritto, io l'ho intrappito come un segno del destino. Sabato si è ne messo fatto, ma pare strano, capito? Coppa a busto non ci sono segnati nessuno numeriello e di questa ne sono sicuro. Ma pure che la campagnola che te l'ha consegnata rinda la sacrestia. Ma già so, ma già conosce. Io ci pigliate i soldi. La ci mise rinda a busto e a busto la ci usata rinda a cassetto e basta. E proprio, ma io me lo giuro, me lo giuro. Io quando sono arrivato a chiesa, non ci fatto manca a tempo a tutti sulla porta. Mi sono avuto la porta della sacrestia. È uscita una bella figliola, una bella campagnola, e tutto il re. E mi hanno consegnato a busto a non muore. Ma vado, ma quanto mai? Ma ti pare che hanno combinato che la maniera, con fascicola già l'angapo. O manda sino russi, o panare sotto raccio, passami in osservato rinda la sacrestia. Ma chi la conosce? Ma chi la sa? Sentite, che vi posso dire? A me mi pareva che le coppe buatte pummarole. Oh, coppe buatte pummarole? Mi dà smasso in fronte una buatte pummarole, capito? Ma mi ha spiegato come pensate fai, eh? Come ci fa? Ma i soldi a voi che scontano poco, a voi sperando che andano parranno e fornire. Però l'unica cosa che vi raccomando è, non dite niente a me, amore, mi raccomando, stiamo passando un brutto momento, capito a me? Ci salvato a me sto fatto, mi dispiace pure, capito? Ci non posso venire più in tuo soccorso, capito? Sordo non te ne posso prestare più, perché non sono solo i tuoi. Ci stanno pure un latino puto. E poi tu te ne approfitti e proprio con te io devo fare il cuore duro, capito? Io ti voglio bene. È proprio per il tuo bene. Sennò tu non cagni mai, capito? È per il tuo bene. No, oh, capito che è per il tuo bene? Hai capito? Non è niente! Questo ne è un altro. Buongiorno Adelina, come andiamo? Ringraziando a Dio siamo un po' meglio, più rilassati. Mi fa piacere. Si parricchia, Castan ha busto che ci ha vitrato. Come me l'ha tirato, lì a cui si va a restituirmi. Ti ringrazio Adelina. Hai sentito Salvatore? Come mi è stata data così mi viene restituita. E che in coppa non ci sta segnato nessuno in un mariello. Ma perché? Che c'aveva? No, certi numeri, te devi segnare certi numeri per fare certi messi a certi morti in due quartiere. Oh, sì, ma faccio una bella tazzina di caffè, io. Ma te li ha verità,
Tengo sete. E allora mi porti un bel bicchiere d'acqua fresco con uno schizzeranno? No, 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 un bicchiere d'acqua e basta. No, è già, ma allora un bicchiere d'acqua con una fella di limonare, andiamo. A forza. Non c'è una bella tazzola del caffè? No, no, non ne voglio caffè. Figlia da pelle che lo posso stare in un corno, mi piglio pure, va. Dobbiamo pigliare un bar. Niente, se te ne sei. Si parla che allora mi porti una bella bicchiere d'acqua fresca con una fellicciola di limone e una puntella di bicarbonato. Ma non c'è le cilindrine. E allora mi porti un zucchero e frutti. Ma forse mi ha già pigliato qualcosa.